Negli ultimi giorni il centro Italia sta vivendo il dramma del terremoto. Si continua a cercare nella speranza di trovare chi è rimasto bloccato sotto le macerie all'interno delle proprie abitazioni. Il numero delle vittime infatti continua a salire, mentre c'è chi per fortuna è stato tratto in salvo. Le temperature oltretutto si sono abbassate nella notte e questo ha creato ancora più disagi a tutti quei cittadini che hanno perso le proprie case, soprattutto bambini e anziani. E i soccorritori continuano a lavorare per aiutare le popolazioni colpite. La solidarietà arriva da tutta Italia per dare una mano in un momento così difficile e così anche la città di Caltanissetta cerca di dare il proprio contributo. E proprio ieri insieme all'assessore Tuminelli, che è la delega alla protezione civile, ci siamo immediatamente attivati attraverso la protezione civile regionale per capire come la città di Caltanissetta potesse essere vicina alle popolazioni colpite. Nei momenti di grande difficoltà hanno chiesto di fare degli interventi successivi, come quello di inviare personale tecnico e amministrativo, ci stiamo organizzando per far questo. Insieme all'ANCI mi sono subito attivato per far aprire un conto corrente che è stato pubblicato sul sito del comune, al quale possono essere inviati con la garanzia proprio dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che i fondi saranno utilizzati proprio per le popolazioni colpite. Ho inviato una nota ai sindaci delle città che hanno subito i maggiori danni proprio per testimoniare una vicinanza anche fisica. E sono ancora in contatto con la Protezione Civile Regionale insieme all'assessore Tumminelli perché nell'evoluzione delle attività qualunque supporto l'amministrazione comunale, ma anche la città di Caltanissetta, le sue componenti sociali del volontariato possono dare, sicuramente ci faremo promotori di iniziative anche di coordinamento per poter intervenire in maniera concertata con la protezione civile in un territorio che è davvero martoriato. Un evento sismico che probabilmente in altri paesi come il Giappone non avrebbe provocato nessun tipo di problema, da noi comporta la distruzione completa di interi paesi, di interi quartieri. E credo che questa è una riflessione che deve riguardare anche noi, perché chiaramente su questo vanno fatti degli interventi di monitoraggio, di controllo, ma soprattutto ci deve essere anche un atteggiamento da parte del governo centrale nell'individuare delle risorse affinché sia possibile mettere in sicurezza soprattutto gli edifici pubblici. Mi ha fatto molta impressione vedere per esempio l'ospedale di Amatrice che è stato colpito e non è stato possibile utilizzarlo in questo momento proprio perché ha subito danni ingenti. Quindi partendo dalle strutture pubbliche, passando poi alle abitazioni private, cercando di creare tutte quelle condizioni di messa in sicurezza per evitare che episodi di questo tipo possano generare perdite di vite umane che sono certamente dolorosissime.